Q2 si pesa. Benvenuti in questo nuovo video bellissimo preferito da tutti, un trenol di Shein, nuovo trenol. Lo chiamerò trenol back to school, autumn trenol, non lo so, perché è un trenol molto generale con cose autunnali, infatti non c'è più niente estivo. Direi di partire subito perché ho ordinato una caterba di roba che non avete un'idea, sono 30 cose. Non ho sbagliato tagli, non ho preso niente di doppio, è un miracolo. Codice sconto, parapapam, usatelo, avete un 15% di sconto, io non ci guadagno nulla, ci guadagnate solo voi. Però appunto è un regalino che vi faccio ogni volta che faccio questi video. Ciao Lisa, ciao Mary, ciao a tutti i miei amici che guardano sempre i miei trenol. E partiamo subito, vi ricordo che tutti i link li trovate qua sotto in descrizione. E niente, momento di apprezzamento per la posa raga, perché io sto sempre costantemente con una gamba così, ma è proprio una fissa, cioè, ok. E nulla, partiamo subito dicendovi che ho comprato una ring light, vi lascio ovviamente tutto qua sotto. Fa schifo raga, non fa per niente luce, l'ho provata, è la seconda ring light che prendo da Shein, la seconda ring light che mi delude, e è questa qua. Non fa per niente luce, non so se sia perché c'è già tanta luce, ma io volevo illuminare questa parte di viso e non si illumina. Volevo anche un po' truccarmi in realtà, scusate sono un po' brutta ma... Ho comprato questa cassettina qua, sono andata molto nella sezione Shein Home, perché comunque ultimamente ho già tanti vestiti, ho detto puntiamo Shein Home. Questo cassettino qua, pensavo fosse più grande, molto piccolo, è tipo tutti i cassettini che vengono fuori. Esattamente non so cosa ci metterò, avevo questa idea di metterci i rossetti così da qua vedevo la tonalità, tiravo fuori e pigliavo il rossetto, solo che è tutto molto plasticoso, un po' deludente, devo capire come usarla. Sempre da Shein Home ho comprato un nuovo cassettino, questo ragazzi è una salita, quello che vedete qua, c'è uno che è attaccato alla scrivania, tirato fuori da dentro, in questo caso ho comprato questo un po' di tempo fa e ci ho messo gli occhiali da sole, super comodi per chi appunto magari vuole dello spazio in più in casa, lo attaccate sotto un mobile. E ho comprato anche dei LED, a proposito dei ring LED, non vi so dire come vanno. Sono 5 metri, la mia camera è tipo 15, ma va bene, non so, sono un po' mongola. Sono fatti così, direi che sono top. Appena ho un attimo di tempo, smonto quelli che ho adesso e li rimonto, perché facevo la voglia di LED un po', ma io e miei li ho rotti, mi sono durati davvero poco, li ho presi su Amazon. Questi li ho pagati poco, li ho pagati tipo 8 euro, quindi in realtà il prezzo è buonissimo. Una mia amica li ha presi e mi ha da Shein detto che ne sono durati tanto, perché non provare? Andiamo avanti, sempre da Shein Home questo, ragazzi comunque vi farò un room tour. Questo cassettino qua, ovviamente è un pezzetto di plastica che gira, ma guardate quanto fa tutto più elegante, piace tantissimo, quindi questa super super approvato. Sapete che prima che iniziasse il video c'era una cimice gigante sulla finestra ed è sparita, non so dove sia, la cosa mi fa molta paura, ma cerchiamo di distrarci e di non pensarci, più per fare questo video una roba raga. Continuiamo. Occhiali Shein, tatticissimi, bellissimi. Dovete beccare gli occhiali giusti su Shein, perché quelli scorsi che ho preso erano degli occhiali, quelli tipo a lingua di gatto, e mi aveva dato una custodia bruttissima, tutta bruttina. E con questi qua invece sono strabelli, plastica rigida e raga, si spaccano. Gli occhiali appunto lunghi sono fatti praticamente di carta ciuccina, non tengono niente, quindi questi approvati. Ci sono anche in altri colori, voi sapete che io ho la fissa, ho anche questi qua rosa. Anzi, in questo video metterò questi qua rosa perché sono matchati. E ho comprato due nuove borse. Questa è la prima, raga, avevo bisogno di una borsetta bianca, durerà pulita 3 secondi. È molto semplice, una borsettina bianca, rigida, bella, super approvata. Finché dura la uso, perché l'altra di Shein bianca mi si è spaccata. Attaccarla tracolla. Però a me piace più portarla così piccolina, lo tengo comunque dentro. E niente, questa è super approvata. Poi ho comprato un copriletto. Vedete, un copriletto. Sì, ho comprato un copriletto perché io ho tutte coperte imbarazzanti con i gattini, gli anellini, i rosa, cuoricini. E volevo un copriletto bello, bianco, perché il bianco beh, mi dà l'impressione ovviamente di pulito, di ordinato. E quindi non l'avevo ancora aperto in realtà, però suppongo che vada bene, è tipo sotto vuoto. Raga che caldo, cioè sia la federa che il copriletto. È proprio un copriletto, sì sì. Ma raga, ma è mini, ah no, ok, è doppio. Ok, no raga, bellissimo, super bello, bianco, semplicissimo. Shein ne ha di stupendi e non costano neanche tanto, quindi ne avevo già preso un altro che ha tipo il marmo, bellissimo. Altra borsa che ho preso, raga, super bellina, è questa qua, già usata. È bellissima, raga, è piccolina, mi piace. L'unica cosa che puzza di cinese, però per il resto è super bella. Ha il bottoncino, la misura è perfetta perché non è esagerata, ma ci stanno comunque un sacco di cose, meglio delle borsettine solite di Shein microscopiche. Quindi questa è super approvata, ce ne avevano tantissime fatte così. E anche dei nuovi tacchi, non so, penso sia il quinto paio di tacchi che prendo su Shein. Ho preso un 37 perché sto prendendo il 38 che è il mio numero, sono tutti giganti e infatti mi vanno bene.
sono carini, però niente, niente da fare, non sono ancora i tacchi top, non sono comodi anche se hanno il coso largo, non mi piacciono neanche questi, non so, mi sa che non li porterò. Fatto sta che i tacchi, raga, devo andare in un negozio, niente da fare, i tacchi Shane, no, vanno proprio provati e tenuti, anche questi un po' deludenti perché sono belli, sono tipo di vellutino, però sono scomodi di fatto, ci ho camminato 5 minuti e stavo morendo, quindi assolutamente no. Finita la parte scarpe, accessori, eccetera, passiamo alla parte vestiti e iniziamo subito. Tra l'altro vi leggo qua un video di quando ho aperto il pacco, questo penso sia stato il pacco più grande che io ho mai preso, cioè era gigantesco, erano tipo 12 kg, assurdo. Ok, partiamo. Due top semplicissimi, questo qua l'avevo già preso, raga, è lui, l'avete già visto in 18 clip. Mi si era rotta una spallina, l'ho ripreso perché è troppo bello per non prenderlo, molto semplice, non è trasparente. È perfetto da discoteca, spacca, questo è proprio bello e le spalline sono anche abbastanza grosse. L'unica cosa, secondo me, è un po' difettoso, cioè si spacca facilmente. È vero che non ero rimasta nuda, però i top di Shane hanno davvero una durata di vita breve. E l'ho preso anche rosso perché ho sempre voluto un top rosso di questo genere, l'ho visto da Zara, non l'ho mai più trovato e l'ho preso su Shane. Ovviamente è nettamente inferiore alla qualità perché questo è proprio trasparente, che in realtà non si vede sotto, come vedete. Però diciamo che questi, se siete piattini come me, vanno bene, che in realtà mi sono anche cresciute le boobs ultimamente. Vabbè, una vita davvero breve, però finché dura noi lo usiamo. Rosso attira, cioè io purtroppo non ce l'ho nella mia palette, ma se ce l'avessi nella mia palette sarebbe davvero bello. Non è che tipo... Vabbè, stando più sull'inverno, più sull'autunno, eccetera, una tutazza grigia, raga, bellissima. Ho preso una S, è fatta bene di materiale, non è sintetica, non è grossa, è pantalone, la userò un sacco. Ha questa scrittina qua nera che mi urta un po', però vabbè, non è proprio grigio, è un grigio tendente al giallo, non so se lo vedete. Comunque mi piace, messa con qualcosa di attillato, la taglia è giusta, non è pesante, è sempre per il periodo che va da ottobre o insomma quando volete stare comodi a scuola, questa... top tuta. Dei jeans cargo neri, e raga, io ultimamente sono un po' ingrassata, ve lo dico, ho preso 2-3 kg, devo ancora capire qual è stata la causa, se oltre al fatto che magari ho mangiato sicuramente di più, ho mangiato sicuramente male. Infatti non sto bene come stessa, appena farò un vlog ve ne parlerò, però stando alla fatica che sta facendo try on haul, ho preso questi jeans che mi stanno un po' male perché mi stanno un punto stretti. Non appena perderò qualche chilo magari rientreranno, adesso ora come ora voglio vivermela bene, non voglio iniziare diete. Quindi niente, questi magari adesso vedo se dimagrisco un po', non lo so. Comunque sono cargo, quindi sono classici pantaloni bassi, ci entro, per entrarci ci entro, mi stanno ovviamente stretti. Forse un chiletto in meno due, basta che io mi sgonfi un po', mi vanno già bene, però non mi voglio stressare. Come lunghezza sono top e anche questi prendo una S perché dei jeans io prendo sempre una S. C'erano anche gli altri colori, mi sembra beige, tipo un verdognolo. Ho anche un altro paio di jeans neri, sono questi qua, e non so perché c'è scritto petite, si vede che c'è una linea di Shane... che è la linea petite, che in realtà ho presente, e quindi è tutto un pochino più piccolino, non lo so. Infatti sono i primi jeans di Shane, oltre a quelli che di lunghezza sono top. Anche questi sono stretti, mi entrano, ma sono stretti, quindi basta che magari il tessuto ceda un po', io mi sgonfio, eccetera, e sono bellissimi. Sono neri semplici, ma i jeans di Shane non deludono mai, non ho ancora trovato dei jeans deludenti. Infatti sono fatti molto bene, sono classici jeans neri, la lunghezza è perfetta, questi proprio raga top. Mi stanno un pochetto stretti, ma non appena appunto vedrò, magari cedo, non lo so. Comunque una S, top. Questi super super approvati. Appena ho tempo vi faccio un back to school outfit. Poi, questi raga sono particolari, nel senso che sono giganteschi. Ho preso una L apposta, sono enormi, dei jeans beige. E sono un po' tipo da benzinaio, ne avevo un altro paio che ho preso appunto per i pop. E quindi li terrò probabilmente per ballare, quando voglio star larga. Non lo so, jeans larghi ne ho presi un paio, proprio larghi larghi, mi piacciono, mi stanno bene. Metti qualcosa di stretto sopra e sotto stai larga. Così devo dire che sono molto grandi, infatti, non so, li tengo solo per ballare. Sono sottilini, però sono molto carini. Se volete dei jeans un pochino larghetti così, hanno questa etichetta rossa dietro e anche un'etichetta qui. Il prezzo dei jeans è sempre quello dai 15 ai 20 in generale. Questi c'erano anche in altri colori. Se ovviamente li volete prendere larghi, prendete una M, una L è davvero molto grande. Ultimi pantaloni che ho preso, questi qua di pelle. Molto belli, taglia di questi perfetta, perfetta, non stringono, non stanno lunghi, S pure questa, e non sono pesantissimi, ne ho già un paio di jeans di pelle, però questi qua sono fatti, cioè sono un po' più leggeri, gli altri sono molto pesanti, li tengo da interno e inverno, super super belli, questi vedo l'ora che sia ottobre per metterli, sto mettendo qualche sera fa, mi hanno fatto male, quelli sono super invernali, però
sono dei rumori strani. Molto belli, questi super approvati, raga, spaccano, non sono sintetici, non puzzano. Quest'ordine davvero, ho preso solo cose di qualità, ho beccato cose di qualità. Molto spesso invece mi capita di beccare i doppettini, le cosette che puzzano, sintetico. Queste sono tutte robe belle. Ah, scherzavo, altre due paia di pantaloni, raga, ho fatto squarta di pantaloni. Questi sono corti, ma sono molto belli. Sono di pelle, ho preso una S. Mi piacciono un sacco. Questi, diciamo, la pelle è di poca qualità, perché è una pelle un po', come vedete, semplicciotta. Però sono molto belli da mettere appunto quando vai in discoteca oppure d'inverno con una calzamaglia, cioè insomma d'autunno ti metti il top, questi la calzamaglia, molto molto belli, adesso che ho comprato finalmente dei texani, molto belli, anche questi approvati, sono un po' leggerini, non è una, però sono carini appunto per gli outfit che avevo pensato, che ore sono? Raga, è tardissimo, cioè questi pantaloni qua che sono i pantaloni che raga ho in tutte le colorazioni evergreen portati tutta estate, quelli blu erano i migliori, avevo preso una S, mi stava perfetta perché è una S molto larga, non so se cambi da colore a colore, il fucsia mi sta più stretto e questi mi sta strettissimi per essere una S, cioè questa è una S proprio che va stretta, quindi se li volete larghi questi prendete una taglia in più, mio consiglio, però sono i pantaloni top, evergreen, bellissimi, raga sono leggeri, sono comodi, sono versatili, ci sono di ogni colore. E li ho presi neri perché così sono perfetti, ma io di questo modello di pantalone mi sono innamorata. Quelli blu tra l'altro me li vedete sempre. Quelli rosa li sto portando poco, li penso di portarli molto di più. Il maglione, anche questo, super bello, non è sintetico, non è trasparente, bellissimo. Ha queste righettine qua, bianco bianco, bianco panna, una S, è perfetto di taglia. E anche questo mi accompagnerà probabilmente per tutto l'inverno. Sembrava strano, ma io non avevo un maglione bianco così. Poi ho comprato un toppettino bellissimo, così, per la scuola, è ideale perché non è scollato, ha vabbè le spalle fuori ma è di maglia. Questo mi piace un sacco, sembra un po' un body perché comunque va giù lungo e io ho sempre la pancia scoperta. Bellissimo, anche questo super approvato e fatto molto bene, questo raga top acquisto e ho preso una XS di questo qua perché top sempre XS, comunque bellissimo, penso che lo prenderò anche nero. Poi ho coppato una felpa nera, semplicissima con la cerniera, di quelle che ho già bianca, marrone, viola, rosa, tutti i colori. E è un po' sintetica, la prima che ho comprato raga aveva un tessuto fantastico bianca, nera è un po' sintetica però vabbè ci si accontenta, è molto molto semplice, come vedete il nero. In realtà sembra che mi stia bene adesso. Raga, mi raccomando, una taglia grande. Ho preso una L perché veste piccolissimo. Già è crop di suo, poi se la prendete anche piccola, ciao. Ho coppato due tubini. Questo nero che vedevo da un sacco l'ho finalmente preso. È tutto stagliuzzato, sicuramente l'avete visto pure voi su Shane. Che dire, mi piace, non è stretto, non è deludente. Devi stare un po' attenta che non escano cose, però mi piace, insomma, per andare in discoteca quando fare un po' la crazy girl. Metti questo con tutti questi tagli un po' pazzerelli, con un rossetto rosso, proprio dark... particolare, mia mamma sicuramente quando me lo vedrà addosso mi dirà su. E un tubino bianco che è molto deludente, l'ho tenuto nella clip 3 secondi perché raga mi ci vedevo enorme. Il bianco allarga, questo allarga ancora di più, se siete magrine vi sta sicuramente bene. Il tessuto è questo, cioè tipo un po' righettine, è stretto, io ho preso un XS perché di tubini prendo sempre l'XS, quell'XS mi va, questo XS mi sta piccola. La forma è quella che piace a me, quindi quella che va su stretta, però il modello proprio no, questo tubino mi sa che andrà su Vinted. Tra l'altro, apriamo parentesi, su Vinted vi metto qua sotto il link, ho venduto un fottio di roba, tutta la roba che dovevo vendere, doppia, doppioni, di scargo, cose, tutto ho venduto raga, quindi sta andando alla grande Vinted. Adesso devo fare un bel ripulisti di armadio, preparare gli outfit back to school, appena delle giornate in casa lo faccio. E così appunto vi butto su Vinted tutte le robe che scappano. Ultime due cose, dei jeans da palestra che non ho provato ma sono semplicissimi jeans e jeans da palestra, leggings da palestra, hanno la forma dietro del buriburi, molto carini però raga, cioè semplicissimi. E questi sono quelli che evidenziano il culo, cioè io raga quando ando in palestra vedo sempre questi qua che hanno sto booty gigante con questi leggings che fanno boom, io sono sempre quella che ha quelli che hanno, sembra un pannolone, quindi ho preso dei leggings anche io per fare la fighetta in palestra, perché scusate, perché devo sempre sembrare mia nonna in palestra, cioè quando io faccio la fighetta metto questi. Puntualmente le volte che metterò i leggings che fanno il big booty beccherò solo vecchietti, mio nonno, mia nonna e Gesù. E una giacca di jeans molto grande, bellissima, fatta bene, giacca di jeans di Shane, le avevo già provate e non deludono, jeans vero. È un po' tutta strappatina, un po' grandina. Però bella raga, adesso me la provo perché nella clip non l'ho messa. È un po' baggy. Yo. E niente raga, questo era l'ordine. Ho fatto più in fretta possibile perché... Tra l'altro mi piace sempre che parlo un sacco in fretta. Ed è vero, io parlo un sacco in fretta.
Però raga, almeno così ci spicciamo, non sopporto le persone che parlano lentamente. Ci vediamo in un prossimo video, back to school. Non ne ho praticamente fatti, però andrò avanti settembre a fare video back to school. Sicuramente vi vloggerò il mio ultimo primo giorno di scuola. Poi volete un video outfit e sicuramente di quello ve ne farò almeno due, o almeno ci provo. Una morning routine scolastica la farò, arriverà. Adesso ritorniamo back on track. Piano piano sto riprendendo le fila. Ci vediamo in un prossimo video, vi mando un bacio, cerco la cimice e vado al saggio di pop, che è una cosa strana. E niente, vi ho fatto vedere tutto, sì, ok, posto. Raga, un bacio. Ciao, un pollice in su. E mi raccomando, seguitemi su Instagram e su TikTok.